Badia di Cantignano. Il nome del paese è sicuramente di origine romana e viene fatto derivare dal gentilizio latino Cantinius, poi Cantignanus e infine Cantignano. Nel luogo dove oggi si trova la chiesa, sembra che in epoca romana vi fosse un complesso termale. I reperti archeologici trovati durante gli scavi del 1965-66 fanno propendere per questa ipotesi. All'interno della chiesa è rimasto un dipinto su tavola raffigurante la Madonna col bambino fra i santi Bartolomeo e Martino, realizzato nel 1520 dal lucchese Agostino Marti. Sono stati rinvenuti anche due cofanetti, uno in piombo con all'interno un cuore umano e l'altro in pietra contenente un calice di legno e un sigillo. A decorazione dell'abside troviamo pitture longobarde dipinte direttamente su pietra. All'epoca romana risalgono anche le quattro colonne. A 2 metri sotto il presbiterio vi è una cripta visitabile. Sono state trovate 13 tombe in pietra contenenti scheletri ben conservati. Ci troviamo difatti all'interno del sepolcreto degli abati benedettini, dato che dopo le invasioni barbariche i Longobardi, convertitisi al cristianesimo, chiamarono i monaci e donarono loro le terre di Cantignano. Ci troviamo di fronte a un'abbazia benedettina. Il monastero fu edificato a est dell'abside, tanto che nelle cantine del palazzo, detto delle 100 finestre, si trova una porta che permetteva ai monaci di accedere al coro della chiesa. Il complesso monastico ha visto alternarsi momenti di splendore e di crisi. Oggi è in corso il restauro di una delle meridiane per cercare di tornare agli antichi splendori.